Chiaravalle Arte, premio nazionale di arte contemporanea. A Chiaravalle Centrale, una tra le più importanti esposizioni dell'anno. Un'immersione totale nella grande bellezza tra quadri, installazioni e sculture nella prestigiosa sede di Palazzo Staglianò. Gli artisti presenti in concorso nella mostra sono degli artisti che hanno esposto delle opere che registrano quelli che sono i cambiamenti avvenuti in questi due anni, dal 2020 ad oggi e anche il periodo del Covid. Sono molte le opere che riflettono questo stato di inquietudine, di solitudine e anche questo senso di smarrimento, di disorientamento tipico della nostra epoca, un'epoca regnata dall'incertezza e anche da questo senso di smarrimento a livello inconscio dell'animo umano che si sta sempre di più frammentando, sgretolando. Quindi gli artisti cercano di recuperare questo rapporto più intimo e segreto col proprio io e nella mostra sono presenti un sacco di opere che riflettono proprio questo stato di inquietudine inconscia nell'animo umano. Sono artisti che partono da un'emergenza, l'emergenza di raccontare un proprio io, di raccontare la propria anima. E partendo da questa esigenza, da questa emergenza, vanno a fuoriuscire attraverso le pennellate, attraverso il colore nella tela, questo stato d'animo. Non solo artisti in concorso, ma anche un confronto con i maestri chiaravallesi più noti e le loro tecniche pittoriche. La mostra infatti ci dà la possibilità, ci offre la possibilità di non solo vedere opere di artisti presenti in concorso, ma anche artisti che sono stati invitati, quali ad esempio artisti noti di Chiaravalle, ma anche artisti dell'Accademia. Io penso che l'arte sia importante anche nel mondo dell'arte avere un cambiamento, una rivoluzione che deve partire da noi giovani. Quindi io sono contento di aver partecipato alla mostra e sono contento di poter anche esporre opere di artisti che fanno parte anche dell'Accademia, quindi artisti che magari non hanno tutta questa notorietà al grande pubblico, ma che hanno la possibilità, proprio attraverso questo spazio espositivo, di mettersi in mostra. Idem anche per, ovviamente, il discorso uguale per gli artisti di Chiaravalle, che sono degli artisti locali, che però attraverso la loro abilità tecnica, per lo più da autodidatta, sono riusciti comunque a raccontare un mondo di una Calabria dimenticata, di una Calabria perduta, di una Calabria che però sente l'esigenza di ritornare alle origini, alla memoria, senza comunque abbandonare la modernità.
Eventi collaterali e visite guidate hanno alimentato presenze da tutta la regione, consentendo un approccio attivo e consapevole alla mostra, arricchita da una importante sezione occupata da allievi ed ex allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Allora, io mi sono occupata della sezione dei ragazzi più giovani, delle ricerche più giovani, e possiamo vedere che l'attenzione di questi giovani artisti è data proprio sulle grandi tematiche delle urgenze che noi ritroviamo sia a livello territoriale sia a livello nazionale. Per esempio, molti artisti si occupano delle tematiche naturalistiche, quindi affrontano il problema della natura, del rapporto uomo-natura e anche delle difficoltà appunto della contemporaneità nel rapportarsi appunto con questa grande madre. Un'altra problematica, soprattutto da parte delle artiste donne, sono inerenti alle alla figura della donna, alla sua forza e anche alle sue debolezze, no? Pertanto ci sono, un'attenzione alle diverse problematiche psicologiche e malattie delle donne e nelle loro fragilità, e invece dall'altra parte un altro artista che si occupa invece della forza, a partire proprio dal grande disegno, dal disegno dei grandi artisti del corpo della donna in una visione più contemporanea. Per quanto riguarda sempre per il territorio, ci sono anche artisti che si attraverso la fotografia o denunciano le difficoltà e le problematiche che ci sono nelle nostre città, nella città della Calabria, e del degrado che in alcune zone si può ancora riscontrare. E invece un'altra ragazza, sempre un'altra artista, ha fatto uno studio molto particolareggiato a partire dagli studi fotografici delle zone archeologiche della Calabria in una visione sempre più contemporanea, sempre in questa scia. Molto interessante sono anche le nuove sperimentazioni date dall'arte astratta, quelle di cui abbiamo parlato fino adesso sono tra l'iconico e l'aniconico. Questa parte aniconica, cioè quella parte dove si va a sperimentare un linguaggio più astratto, non ha, che gioca soprattutto sul segno, che gioca sul colore, che gioca sulla composizione, e sono appunto retaggi di studi e di ricerche che partono dal concetto di avanguardia, della neoavanguardia anche italiana. Quindi possiamo vedere che anche i giovani, seguendo le orme, a partire dalle grandi orme degli artisti della storia dell'arte, fino alle, come dicevamo prima, delle problematiche sul territorio, hanno uno sguardo sempre attento, hanno uno sguardo con cui vogliono analizzare il mondo che lo circonda, dando anche segni di speranza, di cambiamento e anche di superamento di alcune problematiche. L'eco del premio ha avuto vasta risonanza anche sulle riviste nazionali di settore, confermando la qualità di un progetto che punta a confermarsi nel tempo. Da questo primo nucleo di opere sta per nascere infatti il Museo d'Arte Contemporanea di Chiaravalle Centrale. Nelle intenzioni del sindaco Domenico Donato, un museo aperto e diffuso che coinvolgerà spazi e strutture pubbliche su tutto il territorio comunale. Sì, allora, contentissimi di quello che sta succedendo in questi giorni a Palazzo Staglianò, riuscitissima questa mostra, e quindi l'obiettivo che noi pensavamo di raggiungere è stato raggiunto. Quindi l'obiettivo è quello di andare avanti con un Palazzo Staglianò, centro di questo museo che sarà qui a Chiaravalle,
centro della nostra biblioteca, ma ancora di più l'iniziativa che già ho lanciato qualche giorno fa, quello di avere anche un museo itinerante, perché il paese va vissuto, il paese va conosciuto così com'è, nella sua completezza. E allora l'amministrazione ci crede fortemente in quello che sta facendo ed è anche confortata dal grande successo che questa mostra sta avendo. A pochi giorni dalla conclusione di questa prima edizione, l'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale e i curatori di Chiaravalle Arte possono già trarre un bilancio positivo della manifestazione. Veramente è stato veramente un successo questa mostra. Abbiamo avuto visitatori da diverse località e è stato veramente un piacere ospitare visitatori anche fuori Calabria. La mostra, grazie pure a un'ottima organizzazione, diciamo, dal punto di vista pubblicità, dal punto di vista stampa, dal punto di vista pure del contenuto, è stata molto seguita. Quindi io sono soddisfatto sia del successo sia dell'apprezzamento da parte dei visitatori. Tutto quello che è avvenuto in questi giorni è stato un via vai di visitatori, anche di visitatori sia esperti sia meno esperti per quanto riguarda la conoscenza dell'arte. Io credo che questa esperienza sia stata un'esperienza importante, perché parlando anche con chi ha aperto le mostre, con chi come dire, ha seguito in modo più vicino tutte le serate di apertura della mostra, c'è stato un grande interesse. A volte questo interesse può essere anche un interesse di giudizio, può essere anche un interesse di curiosità, però il linguaggio contemporaneo vedo che sta, come dire, colpendo tantissimo l'interesse appunto della popolazione, che siano essi sia come dire, interessati all'arte contemporanea o non, ma ritengo che l'arte contemporanea abbia dei linguaggi forti, dei linguaggi immediati che le persone possono con la loro esperienza interagire, che poi sia un'interazione positiva o non positiva, che poi alla fine un giudizio, come dire, il non mi piace ci può anche stare, ma la volontà di interagire con un linguaggio più contemporaneo e che comunque racconta le problematiche, racconta le bellezze e allo stesso tempo appunto le bellezze del nostro territorio è importante. Non pertanto in questa serata abbiamo dato la disponibilità attraverso anche uno studente della sezione di didattica dell'arte dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Giuseppe Bagnato, abbiamo dato la possibilità di approfondire alle persone che verranno alcuni linguaggi di questi artisti contemporanei, proprio perché la visione didattica, la visione educativa dell'arte è fondamentale per la crescita sia degli adulti che dei bambini che dei ragazzi. Siamo a metà del percorso e questa sera abbiamo il piacere di ospitare la professoressa Caccia, farà una visita guidata insieme al giovanissimo Giuseppe Bagnato, un neolaureando dell'Accademia, quindi siamo felicissimi davvero, anche perché i giovani credo che debbano essere un richiamo per i giovani e spero che sia così. E siamo a metà di un percorso, dicevamo, la mostra si protrarrà fino al 27 di agosto e speriamo naturalmente di avere ancora visitatori, e fino ad oggi è andata bene, non possiamo assolutamente dire il contrario.